il mondo ti spinge a essere perfetto, se tu non hai certi criteri non sei nessuno, se non sei in grado di fare una cosa non vali niente. E quelle sono tutte cose che io ho patito. Time out! È stata l'adolescenza, la fase di crisi di Milton Vieira, atleta 17enne di Torino, nato da mamma argentina e papà brasiliano. Insegnanti e allenatori lo hanno caricato di eccessive responsabilità ed ecco che un voto non raggiunto e un punto non segnato a basket hanno portato il ragazzo piemontese alla malattia, all'isolamento, alla rabbia, a sentirsi colpevole e inadatto. Era un ragazzo difficile da gestire perché tutta questa pressione io la sfogavo con la rabbia. La rabbia è una cosa veramente difficile da controllare. C'è chi riesce e chi no. Io non ci riuscivo. Il basket, lo sport unified, quello fatto insieme, che offre una possibilità e non chiede nulla in cambio, che dà a tutti un ruolo, quello giusto, che sperimenta regole e apre alle relazioni umane, gli ha salvato la vita. Giocando ho capito chi ero. E secondo me quello è stato il traguardo migliore. Ora mi sento felice. Ho ripreso tutto, mi sono ripreso la vita che avevo prima e ho lasciato stare il periodo dove non stavo bene. Ed è stato un ragazzo con delle problematiche più serie di quelle di Milton ad avvicinarlo a Special Olympics, a presentargli Lorena Colonnello, oggi sua allenatrice. Benissimo, bravo! Gli dico di stare tranquillo, che si può anche perdere, che non deve sempre vincere, che non deve dimostrare niente a nessuno di noi. Con la maglia 23, lo stesso numero di quella del suo idolo, LeBron James, e del suo amico special, Francesco, Milton è sceso in campo a Toronto, dove è stato l'unico giocatore italiano a partecipare all'All-Star Game NBA, allenato per una volta da due mostri sacri, Steve Nash e Yao Ming. Stavolta sconfitto sul campo, sì, ma non dalla vita, che ama e a cui ha ancora tanto da chiedere. Cosa sogni per la tua vita? Laurearmi. In? Ingegneria. Quando ti senti dire da un insegnante tu sei un fallito e non diventerai nessuno, voglio laurearmi per poi andare e dirgli questo è quello che io sono diventato e di sicuro non è grazie a te.